Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo episodio sempre sulla serie di WWE 2K19, sempre sulla carriera. Non sembrerebbe che siamo sulla carriera perché da quello che stiamo vedendo dei personaggi surreali, ma comunque siamo rimasti nel multiverso. Ci ha portato Matardi nel multiverso e queste quattro entità che vedete sono le entità che eravamo noi in un altro multiverso. Ora noi dobbiamo sceglierne uno per accoppiarci, diciamo, metterci insieme ovviamente a livello di tag team con Finn Balor per sperare di poter battere Bray Wyatt e Cole Queen. Intanto voglio andare a vedere cosa mi dicono tutti, vediamo se parlano. Se intanto i miei già quelli che mi possono piacere di più sono sia il Megalodonte che anche l'Imbroglione. Vediamo cosa ci dice intanto il Gigante Artico. Yeah. Ok, era direttamente per sceglierlo. You are now ready to delete the consumer of terrestrial entities. Yes. Hey, where have you been? I've been looking all over. Intanto Finn Balor ci ha ritrovato, ma non siamo. Wake up, I'm talking to you. Finn? Where have you been? I was in the multiverse with Matt. Facendo per il multiverso in ricerca del mio demone interiore. Come mi avevi suggerito tu. You've been gone for weeks. Sei sparito per settimane. Weeks? Welcome back, brother Buzz. Avevo dimenticato di avvertirti che visitare il multiverso crea strappi nel continuum spazio-temporale della Terra. Quelli che a te sono sempre 30 fatali minuti erano in realtà svariate settimane. Se riuscirai a distruggere l'orribile Bray Wyatt, ne sarà valsa la pena. Mi vedo un po' confuso, ma vorrei ricordarti che il nostro tag team match contro Bray Wyatt è che stasera. Perciò ti conviene riprenderti in fretta. Se vuoi sconfiggerlo e aiutare Cole a liberarsi del controllo di Bray. Questo viaggio è durato più del previsto, ma ho trovato quello che cercavo. Te ne accorgerai stasera. Ok ragazzi, il match è finalmente iniziato. Io direi che, visto che è un match Extreme Rules, quindi niente squalifiche, niente conteggi fuori, niente di niente, quindi io direi, perché non iniziare, fammela prendere però, perché non iniziare a prendere qualche arma? Sempre se me le fanno prendere, perché ovviamente me le devono far prendere. Ok, quindi intanto prendiamo una scala. Intanto Cole Queen cercava di fare già lo schienamento, ma ancora è troppo presto, non hai fatto neanche una mossa. Oh, non ho capito se sono Superman o sono... dai, entra lì dentro. Okay. Prendiamo anche un tavolo. Così, ce lo teniamo... ci teniamo il tavolo pronto. Perfetto. Io mi prendo la scala e iniziamo un po' a colpire e a farla suonare. Perfetto. Lanciamola dentro al ring. Vediamo cosa possiamo ancora prendere. Sì, il bastone da Kendo, sì. Ok. Diciamo che mi sono un po' allenato anche con i contrattacchi, ragazzi, e quindi so un po' come contrattaccare un po' meglio. Io una cosa che toglierei direttamente dal gioco del wrestling è se io in mano ho un'arma, perché la devo sempre andare a lasciare, o quindi a tirare a terra, a gettare a terra dopo un 6 utilizzi o un 5 utilizzi? Perché non ne trovo l'utilità completamente. Volevo fare la mossa finale a Colquino e non se l'è fatta fare. Ebbene, ma neanche io, caro mio. Perfetto. Finn Balor è rimasto impietrito, non so perché.
Forse perché c'è la scala ai suoi piedi, non si può muovere. Allora, un po'. No, annulliamo questo schienamento, ancora non è finito. Finn, ma li devo far parte, me li devo prendere tutti io. Grazie Bray Wyatt che me l'hai fatto sbloccare. Spero. Ok. E ci siamo anche con questo qua. Bray Wyatt, adesso siamo contro di te. Andiamo con un altro colpetto. No. Un altro colpetto e ci siamo. Allora, voglio prendere questo tavolo, non il bastone, voglio prendere il tavolo. Ok. E vorrei prendere il tavolo in un angolo. Ah, me l'ha fatto cadere. Allora, voglio mettere questo tavolo in un angolo, perché così possiamo fare anche la mossa finale che fa molto male contro il tavolo, e quindi romperà il tavolo e farà abbastanza danno. Okay. Poggiamolo lì. Col Queen non credo proprio. Bray Wyatt. Ehi, Bray Wyatt, dove va? Dove va? Dove va? No, ma vieni qua. Ancora no. Ci sono sempre gli Irish Whip che fanno cacare. Non si può fare un Irish Whip decente in questi giochi, purtroppo. Ancora non hanno modificato gli Irish Whip. Guarda, solo adesso, perché c'ero davanti. Me l'hai contrattaccata, bravo. Non mi fai la mossa finale, eh? Mi ha fatto la mossa finale. Oh, Finn Balor, aiuto. Finn rientra. Finn, dovresti rientrare, me la sto vedendo molto male qua dentro, eh. Eh no, te l'ho battuta, te l'ho schivata. No. Ah, questa anche. Adesso te la fai fare tu? No, non se l'è fatta fare neanche. Occhio, perché non ho contrattacchi. Beh, neanche lui però. Ora sì, però ora uno ce l'ho. Finn, dovresti rientrare. No, non mi attacca. Uno, due, ok. Vai. Non me li fa... Dai, Finn, non... perché sei a terra? Che ti ha fatto? Dai. Ce l'avevamo in pugno il match. Non è impossibile che adesso perdiamo sto match. Dobbiamo vincerlo sto match. Dai. Te l'ho controattaccata? No. Ok. No, tranquillo, gliel'ho controattaccata io. Vattene. Adesso te la fai fare? Uno. Ok. E ti fai fare la mossa caricata? Speriamo che ti fai fare la mossa caricata. Se si fa fare questa mossa possiamo vincere il match. Ok. Proviamo lo schienamento. Il male gliel'abbiamo fatto. Uno, c'è lui vicino. Due. E tre, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, abbiamo finalmente battuto Bray Wyatt. E col Queen non ce l'ha fatta col Queen a fermarci prima della nostra vittoria. Abbiamo finalmente battuto Bray Wyatt. Abbiamo dovuto evocare il proprio demone, il nostro proprio demone interiore, e camminare al fianco del Demon King. Adesso col Queen è finita. Col non gli interessava veramente, ma a me sì. Vieni con me e andrà tutto bene. Dai, forza. Lascia sta maschera. Mi spiace, base, non so cosa mi sia preso. Vabbè, era in uno stato confusionale. Non preoccuparti, è finita. Sta maschera però non si può vedere.
Sta testa d'orso non si può vedere. Ok, dai, però alzati e cammina. Alzati e andiamocene, dai, non è... Buzz non si è semplicemente vendicato, è riuscito anche a liberare il suo amico dal controllo di Bray Wyatt. Grazie Finn per l'aiuto mostrato. Beh, questo è il gesto del club di Finn Balor. Ricordo un po' quello che è successo in Giappone da Buzz ed AJ Styles. Significa che Finn Balor e Buzz hanno stabilito un legame che non si spezzerà tanto facilmente. Quindi, ragazzi, vi ringrazio per la visione. Questa credo che sarà la copertina del video. Grazie per la visione, ci vediamo al prossimo episodio. Vi ricordo di lasciare un like, di commentare e di condividere se volete. Ci vediamo al prossimo episodio. Thank you.